Questo è Noè, colui che secondo la Bibbia costruì la prima nave da crociera, solo che al posto di coppie annoiate di ventennali matrimoni, all'interno ci mise tanti animali. Infatti, da notare la sua espressione che sembra quasi dire: ah, ma chi me l'ha fatta fare? Ciao a tutti farabutti, da Billy Foster, meglio conosciuto come le top commentateur di YouTube, ed oggi andremo di nuovo ad analizzare delle storie presenti su questo libro. E poi non è questo libro, questo è proprio il libro per antonomasia. Peraltro è anche il libro più venduto al mondo, perché appunto in questo mondo nessuno, ragazzi, ti regala nulla, quindi lo devi pagare, che so, questo l'avrò pagato, che ne so, 30.000 lire all'epoca, ma va bene così. Inoltre questo libro non ha nulla da invidiare a questo, che più o meno, come dicevo appunto anche l'altra volta, sono uguali secondo me, cioè trattano sostanzialmente le stesse storie. Ed ovviamente oggi, ragazzi, tratteremo la storia di Noè ed utilizzeremo ovviamente come sempre il cartone animato della Bibbia, ma questa volta però utilizzeremo solamente le immagini e la mia voce sexy. L'altro video, infatti, quello dedicato alla Genesi, è stato demonetizzato dai creatori del cartone, e ci può anche stare, niente da dire, eh? Ma la cosa assurda è che è stato bloccato in 15 paesi, cioè ragazzi, 15 paesi, manco fossi un cattivone. E peraltro questi 15 paesi sono Arabia Saudita, Austria, Bahrain, Emirati Arabi, Germania, Giordania, Iran, Iraq, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Svizzera e Yemen. E siccome, ragazzi, davvero mi dispiace che gli amici che mi seguono da questi stati non hanno potuto vedere il video precedente sulle storie della Bibbia, questa volta non faremo lo stesso errore. Sarebbe davvero un peccato se gli amici del Qatar non potessero guardarmi. Ma prima di iniziare, ovviamente, come ogni volta, ragazzi, vi invito a mettere mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se state guardando questo video, ed invece a mettere non mi piace se due testimoni di Geova baffuti hanno suonato al vostro citofono mentre una donna gridava "Maledetti!". Che poi non ho capito se il maledetti è riferito al governo ladro o ai pelati, perché i pelati, si sa, sono bruttissime persone. Bene, ragazzi, adesso siamo pronti per narrare delle gesta del nostro amico Noè. Tutto inizia perché il mondo sta andando a rotoli, la gente sta diventando cattiva. C'è questo qui, per esempio, che beve il latte. Ma che cattivone è? Quest'altro peraltro mangia pure la carne. Oh, ma che è sta cattiveria? Ma non lo sapete che il Padre Eterno è vegano? E voi bevete latte e mangiate carne? Ma come vi permettete? Inoltre, a quanto pare, il Padre Eterno è arrabbiato anche perché la gente fa troppo all'amore. Ma soprattutto è arrabbiato perché le belle donne fanno zuk zuk solamente con gli uomini sovrappeso che hanno i baffi. E soprattutto è arrabbiato perché le donne hanno i capezzoli a forma di Billy Foster. E soprattutto hanno un ombelico imbarazzante, cioè è davvero arrabbiato, cioè ma chi ha creato sti obrobri, dico io? E mio caro Padre Eterno, sei stato proprio tu a creare questi obrobri. Peraltro il Padre Eterno si arrabbia perché gli uomini porcheggiano tra di loro. Io dico, no? Se volevi che non lo facessero, non creavi né la pisciarella né la patacca. Cioè l'uomo lo facevi senza pisciarella come un bel kenumano e la donna la facevi sprovvista di fessura, così magari non porcheggiavano. Peraltro potevi scegliere un altro modo per procreare, che so, un dito nell'orecchio, una mano sotto l'ascella, no? Potevi scegliere questo, no? Invece sei tu che hai scelto di utilizzare la pisciarella che va ad inserirsi in una patata. Potevi peraltro sostituire l'orgasmo con il dolore fisico e ti posso garantire che nessuno avrebbe fatto più zuk zuk. Vabbè, non è proprio sicuro, diciamo. Il Padre Eterno però appare senza preavviso a Noè e gli dice: cancellerò ogni essere vivente dalla faccia della terra. L'uomo è stato cattivo e lo distruggerò. Farò piovere per 40 giorni senza sosta. Ma tu potrai salvarti. Costruirai però un'arca di legno di cipresso, però, perché, cioè, di cipresso per forza deve esserci, cioè, che sia chiara questa cosa. E potrai portare con te tua moglie, i tuoi figli,
le mogli dei tuoi figli e soprattutto una coppia di animali per ogni specie. E se vuoi ti puoi anche portare una stecca di sigarette. Ci stai, Noè? E quanto tempo ho? Chiese Noè. E il Padre Eterno rispose: 7 giorni. Allora, mio caro Noè, nessuno ti obbliga a farlo. Questo tizio manco lo conosci. Praticamente ti sta dicendo di costruire un'imbarcazione in 7 giorni a te che non hai le competenze nautiche. Non sei obbligato. Ma non sei obbligato, ti sto dicendo. Indovinate invece come rispondono, eh? Ah, va bene. Ok, va bene, risponde. Si è fatto fregare da un vegano. Il Padre Eterno, infatti, vuole distruggere l'intero genere umano. Lo odia, però vuole salvare, ovviamente, gli animali. È proprio un vegano. A questo punto Noè torna a casa e spiega tutto alla sua famiglia. Poi, ragazzi, vi devo dire una cosa. Cioè, dobbiamo costruire un'arca in 7 giorni. Il figlio più intelligente, Peppino, invece gli dice: papà, perdonami, cioè, ma come facciamo a crederti? Cioè, ti avevo detto di prendere le medicine e tu continui a non farlo. Se continui così, ti portiamo in una casa di riposo. Ma Noè mostra a tutti qualcosa di straordinario. Un bastone con una lucetta sopra. Questo è il mio bastone di tuono! E sì, praticamente convince tutti mostrando solamente il bastone di tuono, un po' come quando al bambino gli fai il giochino della monetina, la metti su una mano, fai finta di pigliarla. Dov'è la monetina? Il bambino ti risponderà: qui, ma non c'è nulla, perché è qui, perché io non l'ho mai levata dall'altra mano. Vabbè, comunque adesso è arrivata l'ora di rimettersi all'opera. Infatti Noè inizia a progettare l'arca e questi sono i progetti, sì, questi sarebbero i progetti, cioè due linee in croce sulla sabbia. Cioè tu praticamente hai 7 giorni per costruire un'arca di dimensioni incredibili e il tuo progetto è un disegnino, due lineette sulla sabbia. Inoltre, per costruire un'opera simile in questi pochi giorni sarebbero serviti almeno 1000 operai. E poi Noè aveva 600 anni, cioè le sacre scritture proprio lo dicono, non io. Dicono che Noè aveva all'epoca 600 anni, cioè 600 anni, è che ne so, mal di schiena, i piedi gonfi, mica ce la poteva fare. E comunque è assurdo che per molti questa storia sia reale, cioè delle persone, 8 persone in totale era la famiglia di Noè, che costruiscono un'arca in 7 giorni. E poi qualcuno potrebbe veramente crederci e provare a farlo. In Kentucky è stata costruita una riproduzione fedele dell'arca. Un gruppo di creazionisti convinti ha deciso che l'arca di Noè sarebbe stata un'ottima attrazione per grandi e piccini ed ha deciso di costruirla. E hanno fatto questi. Hanno creato una raccolta fondi e sono riusciti a raccogliere 100 milioni di dollari e l'hanno costruita veramente. Cioè, io non ho parole veramente. Cioè, questi stanno veramente, veramente messi molto male. Inoltre all'interno, oltre agli animali canonici, ci hanno messo pure i dinosauri. Sì, secondo sti pazzi qui, cioè Noè si portò dietro anche i dinosauri. Giusto per farvi capire la gente come sta messa male di capoccia. Iniziano a costruire l'arca, ma Noè si accorge di aver finito tutti i risparmi della pensione per costruirla. Che poi io penso, no, questo c'ha 600 anni. Che so, all'epoca si poteva andare in pensione a 64, 65 anni, no? Mettiamo che di pensione prendeva, che so, la minima di 400 danari. Che praticamente saranno, non so, circa 400 euro dei nostri giorni. Vabbè, facciamo 400 per gli anni di pensione, che sono circa 5,35. Questo per una vocina che le ha detto di costruire un'arca, si è bruciato quasi 220.000 danari, cioè 220.000 euro. Quindi, non avendo più soldi, gli viene una genialata. Cioè, dice alla moglie di andarsi a vendere il bastone di tuono per dell'altro legname per l'imbarcazione. Barattare del legno per dell'altro legno, cioè, ditemi voi che senso ha tutto questo. Il figlio più piccolo di Noè avvisa il padre che stanno arrivando degli animali. Tanti animali, tutti rigorosamente uno maschio ed uno femmina. Cioè, ma poi arriva anche una coppia assai strana, di cui non si riusciva a distinguere il maschio dalla femmina. Costanzo e Maria, ma comunque li imbarcano lo stesso. Ma soprattutto c'è lui, un animale non identificato. Cioè, ditemi voi questo che animale è, ma soprattutto che espressione è. Ed è qui che parte il quiz.
Secondo voi, che animale è questo? 1. Un testicolo d'onte. 2. Tuo cugino Peppino. 3. Maria De Filippi travestita da Umpa Lumpa. Fatemi sapere ovviamente nei commenti. Che poi ragazzi, questa storiella è tratta da quella famosissima canzone che cantavamo tutti da bambini. Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante. Non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. I due leocorni che nessuno sa cosa siano, però ragazzi, gli leocorni sarebbero semplicemente gli unicorni. Infatti Noè si era sostanzialmente dimenticato gli unicorni, non se li era portati con sé ed è per questo che si sono estinti. Anche perché ragazzi, gli unicorni sono esistiti per davvero. Che poi tutti ci immaginiamo l'unicorno come uno splendido cavallo bianco con un corno sulla fronte, invece era questo, sì, questo sarebbe l'unicorno ufficiale ed il suo nome sarebbe Elasmotherium Sibiricum, che poi non ho mai capito perché gli archeologi, cioè ogni volta devono sempre affibbiare nomacci impronunciabili. Che so, non lo potevano chiamare semplicemente rinoceronte pelosetto con un corno tra gli occhi? No, non era possibile. Ma ragazzi, poco ci interessa perché ormai questo unicorno, dalle dubbie qualità estetiche, ormai si è estinto e per colpa di Noè. Ma torniamo alla nostra storia. Ormai l'arca è finita ed il figlio di Noè, quello più intelligente, gli chiede: beh papà, mo che dobbiamo fare? Aspettiamo che piova. Ed iniziò a piovere tanta pioggia. Ovviamente cos'è la prima cosa che fa sta tizia? Va a raccogliere i panni, cioè mai sia, poi puzzano di umido. Piove ed iniziano a morire tutti, tranne ovviamente chi è sull'arca. E sull'arca si mangia, che è un piacere, anche se a me quella sembra carne di giraffa. Mi sa che non ce la fanno a sopravvivere tutti sti animali. Ma finalmente ragazzi, dopo 40 giorni, come accordi presi con il Padre Eterno, cessa di piovere. Siccome però è tutto allagato, a Noè gli viene un'idea di quelle proprio geniali, cioè di mandare qualcuno in avanscoperta, e sceglie il corvo. Cioè, tu sei brutto e nero, quindi pure se non torni, fotte sega, ce ne faremo una ragione. Infatti il corvo vola e non torna più. Il cibo inizia a scarseggiare sulla nave e Noè ha la seconda idea geniale: anziché inviare un corvo, invierà una colomba. Che poi a sta colomba gli hanno disegnato due zizie assurde, mamma mia. Vabbè, fatto sta che neanche la colomba torna e Noè si deprime, ma inaspettatamente la colomba torna con in bocca un ramoscello di ulivo. Era stata in vacanza nella tenuta di Albano a Carisiland. Sì, all'epoca Albano esisteva già ed aveva anche pubblicato 5 dischi. Dopo questa notizia, Noè parcheggia l'arca sul monte Ararat e inizia a far scendere tutti e lascia appunto l'arca lì incustodita, cioè senza neanche il tagliandino, tanto i parcheggiatori erano tutti morti e lì è rimasta fino ad oggi, tant'è vero che una spedizione di archeologi ha confermato tale scoperta. Vedete? Quello è un pezzo dell'arca che sbuca dai ghiacciai. E questo invece è un asino che vola. Vola asino, vola! Il nostro amico Noè, ovviamente, sapete cos'è la prima cosa che fa appena scende dall'arca? Piglia un animale a caso e lo offre in sacrificio al Padre Eterno. Cioè, tutta sta fatica per salvare tutti e poi lo uccidi così, senza ritegno. Cioè, e poi chissà che animale era questo. Io un'idea me la sono fatta. Era sicuramente il nostro simpatico amico conosciuto prima. Brutto, ma sicuramente sacrificabile. Ora sappiamo che almeno è stato utile a qualcosa. Che poi chissà che sapore aveva la sua carne. Sicuramente di pollo, cioè tutto quello di cui non conosciamo il sapore sa di pollo. Dopo questo sacrificio il Padre Eterno premia Noè regalandogli un arcobaleno. Sì, questo è il meglio che ha saputo fare. Peccato però che qualche tempo dopo i gay abbiano utilizzato questo simbolo proprio per identificare il proprio orientamento sessuale. Speriamo non lo venga mai a sapere. E fu così ragazzi che finisce la storia dell'arca di Noè. Storia fantastica, capolavoro di narrazione.
Peccato però che non sia una sceneggiatura originale. Infatti la storia di Noè è una scopiazzatura di un manga babilonese, ovvero l'epopea di Gilgamesh. Già il nome è molto più figo, l'epopea di Gilgamesh. Peraltro quest'opera è molto più antica della Bibbia stessa. Comunque ragazzi, alla fine cosa ci interessa di tutto questo? L'unica cosa che a me viene da dirvi è che non può piovere per sempre.